Quanto tempo devo dedicare alla riconquista? Argomento anche qua molto interessante, spesso le persone mi fanno la domanda, ma secondo te, no, quanto ci dovrei mettere per riconquistarla e quanto tempo ci devo prevedere per organizzarmi anche mentalmente o cose di questo genere? Partiamo dal presupposto che non esiste una tempistica ben definita, mai, neanche il concetto più stupido di questo mondo che è il no contact, ok? Che prevede appunto 30 giorni, 21 giorni, quel che è, in realtà è sempre atto al cambiamento, d'accordo? Perché non c'è mai una tempistica ben definita sempre. Ci sono sempre delle regole base da andare a concettualizzare. Detto questo, se non mi conosci, sono Teo, sono un consulente relazionale e aiuto gli uomini nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi argomenti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare le notifiche. Come dicevamo prima, non c'è mai un tempo prestabilito da dedicare a una riconquista. Tutto, insomma, si piega al buon senso che una persona può avere. Chiaro è che se dopo 2 anni, come a volte mi capita, tu stai ancora con la testa dietro alla tua ex, è convinto del fatto che la voglio assolutamente riconquistare, il problema non è più la riconquista, il problema è perché dopo 2 anni tu stai ancora dietro alla tua ex? Punto interrogativo. Non è più una questione legata a lei, è una questione legata alla tua ossessione, al tuo modo di vedere le cose. Magari per quanto riguarda te è diventata patologica come cosa. Se ti ha bloccato dappertutto, non ti risponde più ai messaggi, ti ha mandato a cagare e ogni volta che può ti dice non mi parlare, non mi guardare, lasciami perdere perché sennò ti denuncio. E tu nella tua testa, ma io spero ancora tanto di riconquistarla perché in fondo so che mi vuole bene. Insomma, ti stai in realtà raccontando una stronzata e forse è meglio che, insomma, vai avanti con la tua vita. E è meglio che magari ti fai seguire, perché io sono bravo, ma non così bravo, d'accordo? Parlando invece di situazioni un po' più comuni, quelle che mi capitano sotto mano, ovvio che le tempistiche cambiano, a seconda anche della relazione. Se siete stati insieme 20 anni, potenzialmente il ciclo per una riconquista può anche arrivare a massimo un anno, ok? O giù di lì. Comunque devono passare mesi e mesi e mesi, soprattutto se le crisi che hanno portato alla separazione andavano avanti da, anche qua, anni, 20 anni di relazione, da 3 anni eravamo già in crisi, è ovvio che nel giro di 2 settimane non si riconquista, non si fa niente, ma neanche nel giro di un mese. Magari devono passare mesi e mesi, 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, un anno, ok? Però è tutto in relazione alla storia che avete avuto. Se invece, ad esempio, avete avuto una relazione di 6 mesi, ipoteticamente parlando, darsi un anno di tempo per riconquistare l'altra persona diventa un po', appunto, ridicolo, è troppo semplicistico, perché in realtà non stai facendo altro che perpetuare un risultato che di base già in partenza magari, insomma, non è così, così importante. Se invece al contrario hai una relazione, non so, di 6 mesi, darsi un anno di tempo come spazio temporale per riconquistare l'altra persona magari non ha tantissimo senso, perché il tempo della separazione potenzialmente è il doppio di quello che siete stati insieme, quindi matematicamente parlando è più il tempo che siete stati separati che altro, quindi potenzialmente darsi un anno di tempo è uno sbaglio, un errore. Quindi in soldoni, quello che io consiglio sempre alle persone che seguo è darsi un limite massimo entro il quale o la situazione cambia o in alternativa si lascia perdere, si chiude quel capitolo là, perché non si può andare avanti una vita intera per quello che si presuppone sia l'amore della vita. Ok, questo fa perdere tutta una serie di occasioni e ti fa concentrare sul lato sbagliato del problema. Poi c'è gente che mi dice, guarda, a me non me ne frega un cazzo, anche ci metto 10 anni, io comunque la voglio riconquistare. Bene, se è questo quello che pensi, mi dispiace per te, perché è un pensiero assolutamente limitante, deleterio, che ti crea tutta una serie di problemi qua dentro, ok? Fatti seguire magari, non c'è nulla di male, è una cosa assolutamente normale, ok?
bisogna capire le tue credenze a riguardo e bisogna capire effettivamente il perché tu ti ostini in quella situazione. Capire cosa stimola dentro di te il distacco e il fatto che magari non puoi raggiungere quello che vuoi. Se è passato tanto tempo da quando vi siete lasciati e comunque c'è la tua intenzione nel volerla riconquistare a prescindere, c'è questo tuo, diciamo, questa tua ossessione nel voler ottenere questo tipo di risultato, in realtà non ha, ripeto, io non ha più nulla a che vedere con la ex, ha a che vedere con te, con il tuo aspetto egoico per certi versi, con il tuo sentirti insoddisfatto e sentirti per certi versi bene solo in visione del raggiungimento di un obiettivo, e questo ti fa assolutamente male. Quindi, in poche parole, quello che ti consiglio è questo: datti un tempo limite dove o la situazione cambia, migliora, eccetera, oppure non se ne fa un cazzo, si va avanti con la propria vita e, come direbbe un grandissimo filosofo, dopo un'altra, sempre un'altra viene. A presto.